Abbiamo in collegamento telefonico anche Giacomo Ricci, terzino sinistro della SSC Bari. Buongiorno Giacomo. Buongiorno a tutti. In collegamento telefonico con noi c'è anche Filippo Fasano, giornalista del Corriere dello Sport. Filippo, prima di salutarci, se vuoi fare una domanda, una considerazione per Ricci e poi ci salutiamo. Sì, grazie, mi ha commiato così. Ricci, buongiorno. Via, terza stagione a Bari, insomma, vede alternarsi i suoi partner, però lei resta sempre, diciamo, una costante fra alti e bassi sulla sinistra. Volevo chiedere che cosa ancora si sente di poter dimostrare a Bari. Grazie. Grazie a Filippo Fasano. Ricci, a te la risposta. Sì. Ma sono 3 anni che sono qua, ho sempre comunque, come ha detto lei, avuto altri partner, però ho sempre provato a dare il mio contributo alla causa e insomma spero di poter dare il mio contributo anche nei prossimi anni, perché comunque sto bene qua a Bari e ho piacere a giocare con questa maglia. Eh beh, ormai sei diventato anche il padrone della fascia sinistra. Diciamo così, Giacomo, pochi gol in carriera da parte tua, ma tutti belli. Possiamo dire questo. Se proprio devi segnare, lo devi fare in grande stile. L'abbiamo visto anche nell'ultima partita contro la Ternana, anche se in quel caso è stata proprio tutta l'azione bellissima, con quell'assist di Sibilli davvero straordinario, e poi la tua sovrapposizione. Sì, è vero. Ho fatto pochi gol in carriera, anche se non nego che mi piacerebbe essere un po' più partecipe anche in zona realizzativa, però comunque sono contento di aver segnato sabato e spero comunque in questa stagione di poter magari fare qualche altro gol. Senti, l'assist di Sibilli per la tua sovrapposizione è un movimento che provate spesso in allenamento, adesso che giocate comunque col 4-3-3, quindi è chiaro che l'ala e il terzino vadano poi a sovrapporsi, o è stato un semplice momento d'intesa con Sibilli? No, diciamo che con Beppe comunque c'è parecchia intesa, perché abbiamo sempre giocato insieme sulla solita fascia, quindi dopo tante partite, poi comunque anche gli allenamenti, abbiamo trovato la giusta alchimia. Però diciamo che in quell'azione io ho dato palla e c'è una sovrapposizione come sempre, poi ho visto che Casasola mi aveva lasciato la parte interna libera e ho tagliato verso il centro, poi vabbè, Beppe ha messo una grande palla, quindi ha tanto merito anche lui su questo gol. Senti, la tua esultanza, hai fatto il gesto con le mani, una L e una M, se non sbaglio. Esatto, sono le iniziali di mio figlio e di mia moglie, quindi il gol era dedicato a loro. Assolutamente così. Torniamo sempre sulla vittoria contro la Ternana. In prospettiva futura, ti chiedo Giacomo, cosa può darvi in questo momento, poi per come è arrivata questa vittoria? Insomma, poi all'inizio avevamo visto purtroppo il Bari visto nel girone d'andata, poi nell'ultimo quarto d'ora in poi, insomma, si è visto davvero un Bari diverso. La strada è quella. Ma abbiamo iniziato bene l'anno, bisogna continuare così, perché comunque è stata una vittoria e non bisogna pensare ora magari che venga tutto da solo. Bisogna continuare così, a impegnarci, a voler lottare su ogni palla, perché comunque la Serie B è un campionato molto difficile. Bisogna continuare così e domenica andare ad Ascoli e provare comunque a portare a casa i 3 punti, visto che comunque la classifica dice che anche loro hanno qualche problemino. E quindi bisognerà provare ad andare là e impostare il nostro gioco e sperare di portare a casa la vittoria, insomma. Senti, molte volte in altre interviste precedenti, come dire a fine 2023, ci avevate detto in sostanza che per cominciare un nuovo campionato da gennaio si sperava, insomma, nei rinforzi dal mercato. La società si sta muovendo in queste settimane, parliamo dei vari arrivi, Lulic, Callon, tra poco abbraccerete anche Puskas, Callon tra l'altro che ha dato un buon contributo anche nell'ultima partita. Ti chiedo, possono dare nuovi stimoli davvero a livello mentale questi movimenti da parte della società? Perché la società un segnale lo sta mandando, questo può spronare anche chi già c'era a dare qualcosa in più, visto che la situazione potrebbe cambiare effettivamente. Sì, sono d'accordo che comunque chi viene con la giusta mentalità può essere solo che d'aiuto, perché comunque abbiamo visto sia Lulic, che anche se ha giocato poco però in allenamento è stato parecchio presente, e Callon che ha fatto veramente bene sabato,
Penso che se i ragazzi che arrivano con la mentalità giusta, si calano, diciamo, in questa piazza, possano darci un grosso contributo. Io spero che, insomma, che con l'arrivo di Puskas possiamo aumentare ancora di più la nostra rosa e migliorarsi, e sperare comunque che, insomma, possano portare gol, assist e buone prestazioni, perché comunque, diciamo, la base c'è, siamo una buona squadra e bisogna solo magari toccare qualcosa, ma no, siamo a un buon punto di partenza, insomma. Anche perché, lo diciamo spesso, comunque il Bari si trova in una situazione di limbo in classifica, ma i playoff, possiamo dirlo, la zona playoff è davvero, davvero ancora alla portata. Sì, siamo lì, siamo a 2 punti, poi la Serie B, basta una vittoria che ti trovi dentro i playoff, una sconfitta che magari sia lì, dici, devo stare attento dietro, però io, come ho detto prima, secondo me se continuiamo su questa strada, come abbiamo anche finito comunque il 2023, anche se magari non è arrivate vittorie, ma a livello di prestazioni c'eravamo, quindi siamo in crescendo, bisogna continuare così e non mollare magari alle prime difficoltà, perché comunque secondo me i playoff sono alla nostra portata. Giacomo, prima di salutarci, guardiamo la prossima partita, quella di domenica in trasferta contro l'Ascoli. Ti chiedo cosa servirà per avere la meglio sull'Ascoli di Castori, perché al di là poi dei valori della squadra in sé, c'è questo allenatore che è un esperto, un allenatore esperto di questa categoria. Sappiamo tutti, insomma, come fa giocare le sue squadre. Sì, Castori lo conosciamo tutti ormai, parecchi anni che allena in Serie B, quindi insomma sappiamo come fa giocare le sue squadre, bisogna stare attenti, ancora più concentrati del solito e comunque fare la nostra partita, perché come ho detto prima, se anche loro hanno delle difficoltà, insomma, vuol dire che possiamo vincere, non è che giochiamo contro una squadra che è ingiocabile. Quindi bisognerà andare là a fare la nostra partita come sempre, sapendo comunque che c'è un allenatore difficile da affrontare, però ce la metteremo tutta. Anche perché a livello di calendario poi le prossime 2 sfide potrebbero aiutarvi davvero ad allontanare i cattivi pensieri rispetto a chi c'è più sotto in classifica, no? Sì, sono d'accordo. Bisognerà affrontare partita per partita. Ora pensiamo all'Ascoli, che comunque è una partita che già se vinciamo possiamo entrare dentro i playoff, e poi dopo penseremo alle altre 2 in casa, insomma. Va bene. Noi siamo in chiusura di questo spazio. Come sempre ti ringrazio, Giacomo, per essere stato grazie con noi questa mattina. Grazie a voi, arrivederci. Un grazie a Giacomo Ricci, difensore della SSC Bari. Io per la regia di Telebari ringrazio Federico Semprici e Alessandra Di Lalla, per quella di Radio Bari Paolo Gentile. Grazie anche a voi per la cortese attenzione. L'appuntamento con lo sport torna alle 14:30. Ciao.